Con un filato acrilico rosso e un uncinetto numero 3,5 avviamo un anello magico di 4 maglie basse. Tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. Prima di ricominciare il giro, se non siete molto pratiche di amigurumi, vi consiglio di segnare l'inizio di ogni giro in modo tale da non perdere i punti. Continuiamo con una maglia bassa, un aumento. Una maglia bassa, e un aumento. Totale di punti nel giro 6. Continuiamo con due maglie basse. Un aumento. Due maglie basse, e un aumento. Totale di punti nel giro 8. Continuiamo con 3 maglie basse, un aumento. Tre maglie basse, e un aumento. Totale di punti nel giro 10. Continuiamo con 4 maglie basse, una, due, tre e 4, e un aumento. Uno, due, tre, 4, e un aumento. Totale di punti nel giro 12. Cominciamo il giro con un aumento, nel punto successivo ripetiamo un aumento, e continuiamo il giro lavorando i punti come si presentano, per un totale di 14 maglie basse nel giro. Arrivati a questo punto, ricominciamo il giro con una maglia bassa, un aumento, un altro aumento, e i restanti punti li lavoriamo come si presentano fino alla fine del giro per un totale di 16 maglie basse. Realizzato il giro con 16 maglie basse, continuiamo con una maglia bassa, un aumento, due maglie basse, e un aumento. I restanti punti lavorateli come si presentano fino alla fine del giro, per un totale di 18 maglie basse nel giro. Nel giro successivo ripetiamo 18 maglie basse. Ripetuto il giro con 18 maglie basse, ricominciamo con una maglia bassa,
una diminuzione. Due maglie basse, una diminuzione e continuiamo con una maglia bassa su ogni punto sottostante per un totale di 16 maglie basse. Giro successivo, continuiamo con due maglie basse, una diminuzione, fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse. Giro successivo, continuiamo con 2 maglie basse, una diminuzione, quattro maglie basse. Una diminuzione, e due maglie basse. Totale di punti nel giro 10. Finito il giro di 10 maglie basse, possiamo cominciare ad imbottire il nostro lavoro. Continuiamo con 2 maglie basse, un aumento, quattro maglie basse. Un aumento, e due maglie basse. Totale di punti nel giro 12. Continuiamo con una maglia bassa, un aumento, due maglie basse, un aumento, due maglie basse, un aumento. Due maglie basse, un aumento, una maglia bassa. Totale di punti nel giro 16. Continuiamo con 3 maglie basse. Un aumento, due maglie basse, un aumento, e continuiamo a lavorare i punti come si presentano fino alla fine del giro per un totale di 18 maglie basse. Terminato il giro con 18 maglie basse, ripetiamo 18 maglie basse. Ripetute le 18 maglie basse, continuiamo con 3 maglie basse, una diminuzione, due maglie basse,
e una diminuzione. Continuiamo a lavorare i punti come si presentano fino alla fine del giro per un totale di 16 maglie basse. Continuiamo con 3 maglie basse. Una diminuzione. Un'altra diminuzione. E continuiamo a lavorare i punti come si presentano fino alla fine del giro per un totale di 14 maglie basse. Continuiamo con 2 maglie basse. Una diminuzione. Un'altra diminuzione e continuiamo a lavorare i punti come si presentano fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse. Continuiamo con una maglia bassa, una diminuzione. Un'altra diminuzione e una maglia bassa su ogni punto sottostante fino alla fine del giro per un totale di 10 maglie basse. Effettuato il giro con 10 maglie basse, continuiamo ad imbottire con un po' di ovatta. Dopo aver imbottito, continuiamo con una maglia bassa, una diminuzione, tre maglie basse. Una diminuzione, due maglie basse, per un totale di 8 maglie basse nel giro. Continuiamo con una maglia bassa, una diminuzione. Due maglie basse. Una diminuzione. E una maglia bassa, per un totale di 6 maglie basse nel giro. Ultimo giro, realizziamo una maglia bassa, due diminuzione, una maglia bassa e una diminuzione per un totale di 4 maglie basse nel giro. Terminato anche l'ultimo giro, possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro. Sfiliamo anche il filino di cotone che ci è servito per segnare l'inizio di ogni giro. E adesso passiamo a realizzare la parte inferiore delle labbra.
Con il filato rosso e l'uncinetto numero 3 e mezzo avviamo un anello magico di 4 maglie basse. Tiriamo il filo e chiudiamo a cerchio. Utilizziamo di nuovo il filino di un altro colore per segnare l'inizio di ogni giro e continuiamo realizzando 2 maglie basse su ogni punto sottostante per un totale di 8 maglie basse. Realizzate le 8 maglie basse, continuiamo con 3 maglie basse e un aumento, 3 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 10 maglie basse. Terminato il giro con 10 maglie basse, continuiamo con 4 maglie basse e un aumento, 4 maglie basse e un aumento fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse nel giro. Terminato il giro con 12 maglie basse, continuiamo con 5 maglie basse e un aumento, 5 maglie basse e un aumento per un totale di 14 maglie basse nel giro. Arrivati a questo punto, continuiamo realizzando 14 maglie basse per i prossimi 12 giri. Imbottiamo leggermente il nostro lavoro. Possiamo continuare realizzando 5 maglie basse e una diminuzione, 5 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 12 maglie basse. Terminato il giro, continuiamo con 4 maglie basse e una diminuzione, 4 maglie basse e una diminuzione fino alla fine del giro per un totale di 10 maglie basse. Continuiamo con 3 maglie basse, una diminuzione, 3 maglie basse, una diminuzione per un totale di 8 maglie basse nel giro. Dopo aver realizzato il giro con 8 maglie basse, siamo arrivati alla fine. Questo è l'ultimo giro e realizziamo 4 diminuzioni. A questo punto possiamo tagliare il filo e chiudere il lavoro.